Superbonus, a febbraio 2024 ancora si registrano numeri impressionanti. Ovviamente parliamo di interventi su edifici condominiali. Come sapete benissimo, l'ho detto tante volte in video pubblicati in precedenza, gli ultimi interventi correttivi apportati al superbonus l'hanno fortemente limitato e ridimensionato. E parliamo di tutti interventi ovviamente intervenuti per ragioni di carattere politico e con vari decreti legge è stato via via smantellato l'intero assetto del superbonus. Parlo di interventi come l'intervento apportato per citare solo gli ultimi, il decreto cessioni, o meglio il decreto blocca cessioni, che ha di fatto limitato l'utilizzo del super bonus alla possibilità di utilizzarlo con la detrazione diretta e quindi eliminando le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito, infine il decreto super bonus. Come sapete, dal 2024 per gli edifici di carattere condominiale l'aliquota è scesa al 70%, poi nel 2025 scenderà al 65%, mentre non c'è più per gli edifici unifamiliari. Esistono poi tutta una serie di eccezioni per gli interventi su immobili posti in zone sottoposte a calamità naturali e terremoti, piuttosto che le ONLUS, eccetera, eccetera, però non mi soffermerei su questo. E questo era per dire che tutti questi correttivi, questi decreti hanno limitato fortemente il superbonus e di fatto si parla del superbonus come di un tipo di qualcosa che non esiste più. In realtà non è così. È uscito un ultimo report di Enea con dati aggiornati al 29 febbraio 2024. E questo report ha dato dei risultati un po' sorprendenti, cioè che ancora a febbraio 2024 il superbonus è cresciuto molto, ovviamente parliamo come detto di edifici condominiali, e quindi il superbonus ancora non è finito. Credo che la notizia sia in controtendenza a quello che è il sentire comune, per cui credo sia importante riportare questi dati. E ho deciso quindi di pubblicare un video in cui voglio indicarvi un pochino quelli che sono i dati ad oggi del Superbonus. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online e nel link in descrizione troverai tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, come detto, ultimo report Enea, dati aggiornati al 29 febbraio 2024, il superbonus ancora cresce tanto. Ovviamente il superbonus è riferito agli edifici condominiali. Parliamo di oltre, solo per il mese di febbraio, 4,5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Quindi, se parliamo del primo bimestre, scusate, del 2024, gennaio-febbraio, stiamo a 9 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Quindi, da che si diceva che nel 2024 il superbonus non c'è più, abbiamo che nei primi 2 mesi abbiamo registrato 9 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Se facciamo una proiezione fino a fine anno, si potrebbe arrivare a 53 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Quindi, addirittura potrebbe essere superato il record del 2022 quando si erano registrati 46 miliardi di euro. Quindi vi capite bene come andando a leggere questi dati il superbonus non è affatto finito. Se diciamo, considerando quindi i dati aggiornati a fine febbraio, oggi siamo a questa situazione, cioè abbiamo circa 480.800 asseverazioni prodotte, quindi parliamo di edifici complessivi su cui si è intervenuto con interventi di riqualificazione energetica ammessa a superbonus. Abbiamo 113 miliardi di euro di investimenti, comprese le somme non ammesse a detrazione, quindi parliamo di somme veramente molto molto importanti. In tutto abbiamo ad oggi circa 114 miliardi di euro di detrazioni già maturate per lavori che sono stati conclusi, quindi 7 miliardi di euro in più, ovviamente di interventi ammessi a detrazione per, diciamo, rispetto a gennaio del 2024. Capite bene come il superbonus ancora vola, vola forte.
Quando si parla di super bonus, questi numeri ovviamente, diciamo, il super bonus va forte ovviamente per gli edifici condominiali, perché ricordo che anche se diciamo, si parla impropriamente di condomini, perché in realtà il super bonus nel 2024 c'è ancora con questa aliquota al 70%, non soltanto per i condomini, ma anche per quegli edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. E anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, ovviamente al di fuori delle attività dall'esercizio di attività e professione. E mentre il super bonus non esiste praticamente più per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, tranne come ho detto alcune eccezioni. E nel 2024, come sapete, per gli edifici condominiali e per questi edifici da 2 a 4 unità immobiliari è presente con un'aliquota del 70%, poi scenderà al 65%. Chiaramente diciamo, i dati del super bonus, diciamo, risultano essere irrisori, se così possiamo dire, anche se non è forse un termine corretto, irrilevanti o trascurabili per quanto riguarda gli edifici unifamiliari. Ricordo che per gli edifici unifamiliari, considerando ovviamente adesso la situazione è conclusa, però se si fa un conto dei dati dall'inizio, abbiamo circa 242.000 asseverazioni prodotte, quindi unità immobiliari su cui si è intervenuto, a fronte dei numeri che invece diciamo dei numeri complessivi che sono più importanti, 480.000, ma quello che ovviamente fa la differenza sono diciamo le somme in questione. Parliamo di 28 miliardi di euro di investimenti, comprese le somme non ammesse a detrazione. Quindi è chiaro che quello che l'ha fatta da padrone e che ancora diciamo tiene in piedi il superbonus, che ancora ha numeri importanti, sono gli interventi di riqualificazione sugli edifici condominiali. Questi sono i dati, non faccio considerazioni ovviamente di carattere politico. È evidente che se diciamo, l'intenzione era quella di smantellare l'impianto del superbonus, non ci si è riusciti, almeno non si è riusciti a farlo del tutto. Per gli edifici condominiali ancora è presente il superbonus, come avete ben visto dai numeri riportati, 4 miliardi e mezzo di euro di investimenti solo nel mese di febbraio, 9 miliardi tra gennaio e febbraio, nei primi 2 mesi del 2024, quando il superbonus sarebbe dovuto essere ormai memoria del passato. Ecco, vedremo se questi dati verranno confermati anche nei mesi successivi dell'anno. Come ho detto, si parla di una proiezione che potrebbe arrivare a 53 miliardi di euro di investimenti. Quindi parleremo in questo caso di numeri record, perché il record del 2022 si era fermato a 46 miliardi. Vedremo che cosa succederà, vedremo anche se verranno apportati ulteriori correttivi, modifiche al super bonus. Come vi ho detto, vi terrò sempre aggiornati, per cui iscriviti al canale e cliccando sulla campanellina appunto sarai aggiornato sull'uscita dei prossimi video, e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!